Un convegno sulle organizzazioni mafiose, sempre più accanite e sempre più intenzionate a infiltrarsi nei gangli della pubblica amministrazione. Per ragionare sul fenomeno, per prevenirlo, la Commissione Anticamorra e Beni Confiscati della Regione Campania ha organizzato un convegno al quale hanno preso parte, tra gli altri, il segretario nazionale dell'Associazione Antimafia Simona Ricotti, il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia e l'europarlamentare Franco Roberti, già procuratore nazionale antimafia. La consigliera Carmela Rescigno, presidente della commissione, espressione della Lega in Campania, fa il punto della situazione. Sì, una mafia che io ho definito in giacca e cravatta, una mafia che non ha più bisogno di uccidere, ma che si infiltra nella pubblica amministrazione per gestire, condizionarne le decisioni, gestire gli appalti pubblici e favorire gli affari illeciti della criminalità organizzata. La presidente Rescigno mette in luce alcune criticità, invocando interventi tempestivi ed efficaci da parte dello Stato. Le leggi ci sono, la prefettura ha un potere preventivo con la commissione d'accesso, troppe volte arriva dopo le indagini e le conclusive della magistratura. Lo Stato deve rispondere con efficacia, con interventi di efficacia, e quindi che ben venga il controllo del territorio, che ben vengano più uomini a controllare certi territori, ma parallelamente bisogna intervenire anche in termini di prevenzione e di povertà educativa.